Bene ragazzi, dovremmo essere in diretta, o almeno spero, perché hanno cambiato la... Ah, eccoci qui, adesso siamo in diretta, perché non ero più così sicuro perché mi sono accorto stamattina che hanno cambiato tutta la programmazione della diretta e quindi non so da Facebook qua quando escano i commenti. Per leggere i vostri commenti, se dovrò guardarli sul cellulare, non lo so. Però intanto, beh, intanto vedo che qualcuno si sta avvicinando, io faccio le mie condivisioni. Se qualcuno... Ah, eccolo qua, eccolo qui. Curbos, bene, ho capito. Dino di Fischia, Marco Carminati. Ah, ecco qui, perché hanno cambiato tutto e allora ero già preso dal panico, se non mi aiutava mia moglie la diretta, ora facevo dal cellulare o saltava. Bene, bene. Allora, argomento oggi che spero di che salti fuori il titolo, adesso controllo anch'io, è un argomento un po' scottante. Ho visto ieri che ho messo quelle foto per riportarvi un po' coi piedi sulla realtà, perché ogni tanto, siccome mi occupo di cani aggressivi, ultimamente riceverò 5 o 6 comunicazioni al giorno di genitori che mi chiedono aiuto disperati, poi continuo sempre a leggere le solite cose. Allora, vi ho messo ieri, ci sono stati 154 commenti solo da ieri sera, un po' di foto che le potete anche andare a trovare voi facilmente. Guardate, io vi dico, se volete, ai genitori sensibili glielo sconsiglio. Ma se per curiosità volete mettere cane che morde bambino, poi ve lo traducete in inglese, salterà fuori dog by children, comunque lì ve lo traduce bene in inglese, poi lo mettete nella ricerca di Google, mettete immagini e voi andate a vedere questi poveri bambini per colpa dell'ignoranza degli adulti come sono rovinati per tutta la vita. Ci sono dei bambini che i cani si sono mangiati praticamente la faccia, no? Cioè, nel senso, e io vi ho messo queste foto che vi sono già servite per sensibilizzarvi alcune, ma sono le meno terribili e hanno raccolto 150 commenti nell'arco di poche ore e non, ne ho letti in pochi commenti, poi c'era da buttarsi le mani nei capelli e di conseguenza, beh, intanto ditemi se mi vedete bene, se mi sentite bene, perché per me è tutta una novità. Allora, innanzitutto vorrei condividere questa diretta sull'altro paio di pagine, fatelo anche voi come tutte le dirette, perché questa è una diretta che daremo un po' di informazioni, cercheremo di svegliare un po' i genitori finché sono in tempo da questo intorpidimento mentale che hanno. Grazie ai social e col vantaggio che poi le dirette rimangono programmate, poi io le salvo e le metto anche su YouTube. Spero che guardando questa diretta cambieranno un po' modo di voler fare. Bene, io intanto faccio solo queste due condivisioni un attimo e dopo partiamo con la nostra diretta. Visto che vi siete già aggiunti parecchie persone. Ah, tutto ok, bene, si sente, ti si vede bene, grazie Paolo che mi hai dato sto riscontro, perché io, cioè, con la tecnologia, come vi sarete già accorti, non è che proprio sono il massimo e non c'era né mia figlia, mi ha aiutato un po' mia moglie, ma ce l'ho fatta partire. Allora, se sono fortunato, bene, faccio ancora questa condivisione. Eccola qua, e poi partiamo. Bene, ragazzi, sono contento che avete aderito. Allora, beh, ogni tanto qualcuno mi scrive e mi dice perché non faccio più le dirette. Tra l'altro, dovevamo quella lì del lunedì con Paolo, poi lui un lunedì non poteva, l'altro non poteva, ci sono ancora poi un po' di argomenti, ma salteremo poi, credo, a settembre, perché adesso alla sera la gente c'è anche voglia di starsene tranquilli un po' al fresco, escono, eccetera. Quindi penso che inizieremo di nuovo col cane alla legge, dove io faccio la bella statuina
lo presento solo, poi parlo, faccio la valletta. Ecco, qualcuno mi ha chiesto perché non faccio più le dirette, ma non faccio più le dirette perché mi sono reso conto che tutto sommato queste dirette non servivano a niente, cioè per me erano un grande impegno, però ho visto che chi vuole studiare studia, ormai sono molto conosciuto, la gente mi cercano e tra l'altro adesso ci sarebbe una gran voglia di partecipare, proprio adesso che non si può, a qualche corso che io facessi dal vivo, ma siamo tutti tagliati fuori con i corsi dal vivo. Comunque, chi vuole, chi ha voluto in questo periodo studiare l'ha fatto perché si è comprato i videocorsi, si è fatto delle consulenze con me, siamo stati in contatto, ho risolto tanti problemi a distanza. Chi non vuole studiare e vuole continuare a far parte di questi 150 commentatori che erano tutti maestri ieri sera di fronte a questa fotografia, veramente bisognerebbe scrivere un libro. Mi sono fermato a quello che diceva che il cane spesso morde un bambino perché i bambini ridono frequentemente, ridendo mostrano i denti, i cani capiscono, credono che sia un ringhio e lo mordono. Quindi è veramente una cosa incredibile, cioè come la cultura cinofila peggiori di giorno in giorno. Io oggi vi voglio parlare di questo e come ci sia questa spaccatura, cioè nel senso le persone che vogliono farsi una cultura in tutto questo periodo che non ho fatto più dirette. L'hanno fatto ugualmente, mi hanno contattato, siamo stati in contatto, hanno fatto di tutto. I soliti che non vorranno mai farsi una cultura mi hanno scritto chiedendomi un consiglio, perché loro risolverebbero tutto con un consiglio. Quelli che non vogliono fare nessun percorso, cioè lo stesso come si spegne la macchina nel deserto e invece di saper smontare il motore, io voglio solo sapere cosa toccare che riparta di nuovo la macchina, no? Perché si pensa che con il consiglio si risolve. Persone studiano 100 anni i cani e alla fine hanno paura di non aver capito niente, invece normalmente si risolve con i consigli. Quindi il motivo è questo, le dirette, adesso oggi ho programmato questa perché voglio parlare appunto del motivo per il quale ho pensato di far uscire proprio adesso d'estate questo videocorso sul cane aggressivo, perché è una cosa veramente incredibile. Cioè, ci sono due cose che il silenzio stampa è veramente curioso. Uno è il fatto che non sono mai avvenuti tanti furti come adesso, ma non ne parla più nessuno, né giornali, né niente, né di furti né di rapine. Mi chiamano in continuo, ma non si sentono più notizie perché sennò come si farebbe a giustificare che abbiamo mai come adesso aperto frontiere di ogni tipo? E, insomma, cioè, c'è libertà di fare qualsiasi cosa, dalle carceri hanno fatto uscire tutti, eccetera. E questo è uno, cioè praticamente le statistiche, non so che tipo di statistiche, come le camuferanno quelle del 2021 quando parleranno del 2020. Quindi la situazione è disastrosa, ma c'è silenzio totale, ci sono già talmente altri problemi che è un po' come adesso che bisogna andare in ferie, il Covid l'ha fatto quasi sparire e niente. Un'altra sono le aggressioni sui cani, è talmente grande, veramente smisurato e tra l'altro in continua crescita il business commerciale attorno ai cani che si sente, le più gravi in assoluto passano giusto sul televideo, ma durano poche ore e poi spariscono. I giornali ne parlano un po', i giornali locali, ma non ci sono. Guardate, da quando c'è stato il Covid adesso, che i bambini non sono più andati a scuola, che anche proprio le famiglie si sono trovate più a casa, chiusi in questi appartamenti dove i migliori hanno un cane. Io conosco gente che hanno 4 o 5 cani di media grossa taglia in casa. Quindi cinque angeli, cinque componenti della famiglia, e lì ne sono successi di tutti i colori, però cioè, è talmente smisurato il business del cane che laggiù dove dare informazioni non conviene, se uno non è un addetto ai lavori e non ha il polso della situazione, è veramente pazzesco. Come quando dicevano l'Italia è in netta ripresa e non c'era uno che funzionasse, ci sono.
facevano già i saldi del 50% già all'inizio stagione, ma qualcuno diceva in netta ripresa. Comunque, tornando al nostro argomento, il tema di oggi è perché ogni tanto accade, purtroppo accade sempre più spesso, che i bambini vengono morsicati dai cani di famiglia. Perché finché vengono morsicati da cani di altri, vabbè, c'è l'incuria di qualcuno, la conosco già la situazione, qualcuno non ne vuole sapere di tenere i cani al guinzaglio, perché dicono intanto il mio cane ce l'ho in mano, come si dice in termine cinofilo. Sì, vi saluto tutti, vi vedo e lo so, Dario, sono utili e interessanti, ma intanto le persone come te, ciao Paolo, che hanno voglia di studiare, sono venuti i corsi e per me i filmati me li programma e durano 5 minuti. Ciao Dario, ben arrivato. Ah, già, anch'io saluto Edoardo. Ecco, Edoardo, anche grazie al padre, sarà un futuro cinofilo di successo, crescerà i leoni come ho fatto io e non avrà mai problemi, ma alla base ci sono adulti che si sono fatti una cultura. Cioè la risposta generica, perché i bambini vengono spesso, a volte, morsicati dai cani di famiglia, la risposta è questa, perché gli adulti non conoscono più il cane, questa è la risposta. Poi vi parlerò di alcuni dettagli, del motivo per il quale io non capisco perché la gente si aspetta che il cane non dovrebbe mordere il bambino. Ieri nei commenti andatele a vedere, la mia canietta o cane ama i bambini, è interessante questa cosa. Bisognerebbe però dimostrarlo scientificamente, non c'è un solo zoologo, etologo, ricercatore, biologo che sostenga queste cagate che scrivete nei commenti. A un certo punto ho scritto anche di cazzate, ne avete scritte abbastanza, domani ci vediamo alla diretta, del tipo smettete di dire minchiate, venite domani, forse imparate qualcosa. È intervenuto qualcuno a dire no, non sono cazzate. Quindi, però oggi vi vorrei, prima di arrivare poi a conclusione di questa cosa, guidarvi un po' in un percorso che vi facesse capire il perché accadono sempre più spesso queste cose, ed è il motivo anche per il quale io ho deciso di lanciare 2 o 3 giorni fa questo video corso che si chiama il video corso sul cane aggressivo, che è diviso in 3 video corsi che per la prima volta ho scelto volendo di far acquistare anche separatamente. Sono un video corso fatto da 3 video, il primo tratta, dura 1 ora e un quarto, perché il cane aggredisce il padrone. Ci sono dei perché, non è vero che è un incidente, non è come quando io passo sotto una casa, era sempre andato tutto bene, e si è staccata una tegola, mi ha preso in testa. E non è che io ero in un prato e un fulmine a ciel sereno mi ha colpito, perché l'interpretazione che si vuole dare a tutti i costi è questa, ma non è così. Cioè, ci sono possibilità al 100% di evitare le aggressioni di qualsiasi cane. Qualsiasi cane si può adottare, l'avete visto con Malik, no? Ce l'ho preso a 7 anni, non l'avevo cresciuto io, ho fatto già un filmato che domani pubblicherò perché inizio a trattare, perché mi sembra il momento giusto, l'affidabilità sul cane. Nel filmato di domani vi dico, ma dove sarebbe l'amore che Malik prova per me? Cioè, per 7 anni ha provato, Malik è la dimostrazione che una famiglia può crescere un cane di sé per 7 anni. Il cane cambia proprietà, l'avete visto nel filmato, dopo un giorno si dimentica per sempre i proprietari, non gliene può fregare di meno. All'inizio mi vuole mangiare. Nell'arco di un po' di giorni diventa un mio amico, adesso direbbero tanti, lo ama, ma come cazzo fa a amarmi dopo 10 giorni che l'hanno cresciuto? E tra l'altro erano persone spettacolari, persone che, come dire, non gli hanno mai fatto mancare nulla, hanno fatto un grande lavoro col cane, che tra l'altro io adesso ne sto anche beneficiando, perché lui aveva talmente un buon rapporto con i proprietari precedenti, che poi, finito un po' di giorni che mi voleva mangiare, non mi voleva vedere, è diventato. Quindi, cioè, avrebbe tutto motivo di non mangiare per una vita,
essere depresso, fare come i film a Chico che aspetta sempre i suoi padroni. Tanti mi hanno scritto: ma cosa farebbe con i suoi padroni? I suoi padroni si aspettano ancora 5-6 giorni o 10 giorni a venirlo a vedere, cosa che io non voglio, perché adesso ormai il cane è mio, non voglio che il cane venga disturbato e gli attaccherebbe a vista. Il cane che è stato per 7 anni con una famiglia e noi non sa più dove. Cioè, quando io mi siedo in terra contro tutte le controindicazioni dei grandi cinofili che dicono che per tenere la dominanza sul cane bisogna tenere una posizione retta, lui mi vuole addirittura entrare nelle tasche e meno di un mese fa mi voleva mangiare. Di conseguenza, chi vuole aver imparato qualcosa già dei miei filmati, perlomeno in generale, lo avrebbe potuto fare, però è una disperazione perché ho visto ieri sera questi quasi 200 commenti, il 99% dei commenti non ne avete azzeccato una. Fortunatamente non sono commenti di gente che studia con me, perché la gente più studia, più impara, più non ha niente da commentare. Che cazzo deve? È un po' come la storia del Covid. Qualcuno dice il virus non c'è mai stato, l'altro dice il virus non c'è più, l'altro dice c'è di nuovo, l'altro dice c'è sempre di più. E noi come cosa facciamo? Facciamo come i coglioni, no? Cioè, nel senso, siamo lì e diciamo: tiro a sorte per chi dargli ragione, mi è più simpatico questo, allora sto a sentire questo, ma convinto più quello. Ma qual è la realtà? Che non siamo medici, non abbiamo studiato, non sappiamo niente. I medici non si sbattono mica tanto, cioè hanno approfondito nel momento in cui è uscito il virus, hanno capito l'entità, hanno capito la pericolosità, la diffusione e tutto, e adesso non hanno bisogno di andare a cercare delle verità sui social, perché l'hanno cercata, l'hanno già trovati nello studio. E la cinofilia è uguale: il 99% delle persone che mi seguono, che non fanno un percorso di studio con me o con altri, fate così, non sapete se dare ragione a me, dare ragione a un altro, eccetera. E allora, quando vi metto di fronte al fatto compiuto, ovvero i bambini con la faccia ferita dai cani, ma non quelli con la faccia mangiata. Se volete andarveli a vedere, andateveli a vedere, vi ho detto come dovete fare, trovate centinaia di fotografie su Google che sono una cosa incredibile. Allora poi si lanciano tutti sui commenti, cioè quando è difficile che si lancino a fare un percorso di studio, no? A commentare, perché in quel momento sono inquietati e cercano di darsi delle risposte. Ma quali risposte? Io quando faccio i corsi dico sempre: sì, vi saluto tutti ragazzi, adesso non è... No, 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 se no passo troppo tempo. Comunque alla fine poi vi saluto. Grazie Andrea, non c'è problema. Allora, cioè, quindi io faccio sempre questo esempio, no? Se io prendo una persona e con un aereo, un elicottero e la vado a depositare in un'isola indigena giapponese, tanto o cinese, o tanto per immaginarmi di metterlo a contatto con altre persone dove sia impossibile capire cosa dicono. Ecco, fin quando questo non impara la lingua locale, ma come farà a capire che cosa questi gli dicono? Potrà provare, ma sarà un disastro, in base alla fonetica, cercare di assimilare dei termini che questi indigeni diranno in un dialetto giapponese piuttosto che cinese, vai a sapere. Si assomigliano un po' all'italiano, provare a capire. Ecco, è questo che fanno con i cani le persone che non capiscono. Cercano, ragionando, scusate, le persone che non studiano, cercano, ragionando con la mentalità dell'essere umano, di assimilare dei comportamenti che fa il cane, se assomigliano più o meno ai comportamenti che hanno fatto loro da bambini, che vedono fare in altri, che vedono fare nei loro figli, allora cercano di dedurre che da questi comportamenti, come dire, il cane ha questo bisogno dato. Basta vedere le carezze. Non c'è una cosa che il cane se ne può fregare di meno delle carezze. Se gliele date sulla testa, rischiate anche di essere morsicati. Appena i cani hanno un po' di carattere, se lo fanno, concedono la carezza, ma io ne ho che non vogliono carezze sulla testa e te lo fanno capire in tutti i modi. Eppure, siccome noi carezziamo i nostri bambini e accarezziamo il cane. Vediamo un cane saltellante, tutto lì che scodinzola, noi crediamo che sia felice,
come mai non c'è uno di quelli che vivono liberi senza un padrone, che sono saltellanti o scodinzolano o fanno? Vorremmo mica ancora ribadire il concetto che sono più felici quelli chiusi in due stanze di una città piuttosto quelli liberi dove li vado a studiare io, che sono cresciuti da sempre in branco. Di conseguenza non c'è normalmente come dire, una cosa che il cane, un'emozione del cane, volevo dire, che trasmette in modo uguale all'uomo. Non c'è una cosa che se non studiate potete capire per intuizione, perché voi ragionate con la mentalità dell'uomo. Il problema è che il cane è un cane. Adesso vi voglio far fare insieme un piccolo percorso, perché prima di darvi poi delle informazioni, cioè, sul discorso cane e bambini, perché avvengono ancora nel 2020, sti cani sono angeli a quattro zampe, sono meglio degli uomini, sono gli unici a conoscere l'amore puro, l'amore disinteressato, sono nati per amare l'uomo, sono creature divine, ne ho già sentiti a dire tutti i colori, cazzo, voi mettete quello e andate. E che colpa praticamente avrebbe il bambino? Ieri qualche idiota ha detto: sì, i bambini fanno cose cattive contro i cani. Cioè, ma i bambini, cioè i bambini, i pastori hanno i bambini, i contadini hanno i bambini, gli eschimesi, gli indigeni, dove vado io, hanno i bambini, non sono mai aggrediti una volta dai loro cani. Quale sarebbe la responsabilità dei bambini? Quindi, ma io, siccome ho riflettuto a fondo in questa cosa folle, perché cioè, la maggior parte delle, cioè, chiunque dica il cane ama l'uomo, ama il bambino, per me è un malato mentale da rinchiudere subito, domani. Hanno chiuso i manicomi e hanno sbagliato, quindi ce li troviamo tutti fuori a dire queste cagate. Non c'è un solo motivo, non c'è uno zoologo al mondo, un etologo o un biologo ricercatore che osi o abbia mai detto l'uomo. Scusate, il cane ama l'essere umano, il cane ama un bambino, ma perché invece il 99% diciamo continuano a sostenere queste cose qua e mettono a repentaglio la sicurezza di questi bambini, che poi vederli appena sfregiati a voi vi fa effetto. Io sono un padre, andatevi a vedere, mettete dogs, bite, biting, children, e vi andate a vedere che capolavori a volte accadono sui bambini rovinati per sempre per colpa degli adulti che non conoscono più i cani. Però vi voglio condurre un attimino in questo percorso, perché vi voglio spiegare alcune cose, diciamo, passo dopo passo. Allora, tanto per incominciare, quando io ero giovane, i cani non mordevano i bambini. Voi pensate che io avevo talmente una passione dei cani che se c'era un guaio io me lo andavo a cercare. Facevo le seguenti cose: a parte i cani in generale, che io sono cresciuto con i cani, i miei genitori avevano i cani, eccetera, ma c'erano i cani randagi, io volevo tanti cani e scusate che devo solo staccare una telefonata un attimo, aspettate un attimo. Io volevo tanti cani, praticamente cosa facevo? Cercavo di catturare. Allora, qualcuno mi venivano dietro in base al ruolo di branco che avevo, in base a cosa vedevano in quel momento di un essere umano. Se lo vedevano un vantaggio, mi venivano dietro. Io già allora avevo la tasca sempre piena di croste di formaggio. Mio papà mangiava il salame, io mi mettevo le pelli del salame, della pancetta in tasca, eccetera. E quindi a volte puzzavo pure io di salame di pancetta. Qualche cane mi veniva incontro. Quelli che magari mi piacevano perché ero un bambino, ma non si volevano avvicinare, cos'è che facevo? Mi inventavo certi lazzi per poterli catturare, che poi ho scoperto successivamente che più o meno lo stesso sistema lo utilizzano gli operatori dei canili. Avevo preso una canna di bambù che mio papà non usava più andare a pescare. Poi avevo fatto passare negli occhiali uno di quei fili della corrente, diciamo di gomma, di plastica, no? Quei cavi che portano la corrente, e poi cercavo in qualche modo di catturarli come al lazzo per avvicinarli. Allora, voi tenete presente che il massimo che mi hanno fatto questi cani nel momento della cattura, mi hanno morsicato nei polpacci, ma mi piantavano i denti e basta, e poi se ne andavano. Finiva tutto lì. Io non ho mai avuto cani che mi hanno sbranato.
Cioè, per dire che mi hanno staccato un pezzo, che mi hanno ridotto, come voi vedrete queste foto qui. E neanche per il lavoro di mio papà, noi andavamo spesso in campagna, non mi è mai successo. E i cani, alcuni mordevano, c'erano i cani da mucche, specialmente da conduzione del bestiame, che quando mio papà mi portava, che andavamo a fare dei lavori nei casolari, i contadini spesso si premonivano di dire, dica a suo figlio, io ho iniziato ringraziando il Signore a lavorare a 7 anni con mio papà, di fare attenzione, di non correre nel cortile perché questi sono talmente eccitati da andare a tallonare e che tallonavano i bambini e ti piantavano. Una volta c'erano tipo dei volpini, e quante volte mi hanno bucato gli stinchi, i polpacci, ma mi piantavano due denti. E poi se ne andavano, i contadini mica c'era la denuncia, non c'era manco l'acqua ossigenata, l'ho scritto in un libro, prendevano l'alcol, quello lì rosa, a volte mi gonfiava e mio papà mi diceva, cioè fai attenzione, lo sai, no? Cioè che se ci sono sti cani devi stare vicino a me. Mio papà aveva un metro che utilizzava per il lavoro in ferro, che a volte lo utilizzava anche per tenere lontano dei cani, che arrivavamo in cascina, magari i contadini non c'erano, dovevamo scaricare il materiale, ce n'era qualcuno che cercava di pizzicare. Ma mai ho avuto un amico, un compagno. Ma mai è uscito sul giornale che c'erano i bambini morsicati in faccia dai cani, che gli avevano dovuto dare chissà quanti punti di sutura, che erano addirittura morti, che erano stati sfigurati. Voi andate a vedere queste fotografie, sono terribili, no? E voi tenete presente che io vi parlo di una cosa tipo 50 anni fa, quindi i cani c'erano già da decine di migliaia di anni e per vari motivi che vi ho già spiegato sono sempre stato in contatto più o meno con l'uomo. Ma una cosa veramente curiosa che vi voglio raccontare e che in parte l'ho anche scritta in alcuni dei miei libri è che non solo io non ho mai avuto cani che mi hanno sbranato, cani che mi hanno sfigurato, ho sempre vissuto coi cani e non sono mai stato sfigurato. Ma vi dirò di più, anche dei cani che mi hanno attaccato, come dire, quando sono andato a testarli, eccetera, mi hanno bucato, sono bucato da diverse parti, tra l'altro, però non ho mai avuto tutto questo problema. E ho sempre visto delle reazioni dei cani che nel momento che ti hanno bocconato 2 o 3 volte, poi tu hai talmente, cioè esterni talmente delle emozioni di paura, perché lì ormai i leoni da tastiera li conosciamo, ma il 99,99%, indipendentemente dalla muscolatura, quando avete un arto chiuso fra le fauci di un cane, crollate come delle pericotte, cioè nel senso perché la disperazione vi prende, c'è tutto un sistema nervoso di autoprotezione che entra in circolo, che insomma vi date, ma la cosa dura, lo spavento a volte dura anche una settimana, con tremoloni, eccetera. Però adesso a parte questo, a me non è mai successo niente, quindi in teoria ho pensato un po' che cosa può essere questo cambiamento, perché in teoria ci sarebbero, mai come adesso i cani amano l'uomo. Non si capisce perché, cioè, fino a 50 anni fa i cani duravano da decine di migliaia di anni e non hanno mai amato l'uomo. Mio papà non mi ha mai detto una volta il cane ama l'uomo. Mio padre amava abbastanza i cani, ma mai mi hanno detto i cani ti amano, mai, mai. Il cane è l'amico dei bambini, mai detto. Ma poi voi sapete che i miei nonni, io avevo dei nonni che erano pastori e altri, un altro nonno era un cacciatore di peli. Allora, proprio in questa famiglia c'era mia zia, ormai non c'è più, nata nel 1916, Nepal, che a un certo punto perse il marito. Noi eravamo in un paese di campagna non molto grande e decise di andare a provare, a cercare fortuna. Lei era una sarta, anche in gamba, e di andare a Torino. Quando andò a Torino, era da sola e a un certo punto prese un cane di media taglia. Allora, i miei nonni, che non avevano mai studiato cinofilia, tra l'altro era una famiglia di cacciatori di peli, erano campati una vita solo con i proventi di quando vendevano le pelli, che mio nonno metteva le trappole durante l'inverno, facevano la stagione, vendevano pelli per fare gli interni dei cappotti. Poi parte di questa storia ve l'ho già raccontata, chi mi segue nei corsi e tutto la conosce anche, cioè di una casa che erano cacciatori, i miei nonni non si davano praticamente pace e
E ho sentito a dire un sacco di volte a mia nonna, perché mio nonno è morto pochi anni che io prima nascessi, avevo i miei nonni paterni, li ho conosciuti, che mia nonna era una pastora e mia nonna materna, e come, me la ricordo ancora benissimo, non si davano pace dicendo, l'avranno detto mille volte, ce l'avevano con mia zia, che era la loro figlia, perché aveva acquistato un cane, aveva adottato, ma forse a Torino ce l'era pure acquistato. Un cane avendo solo un appartamento. Ho sentito a dire centinaia di volte, una volta si diceva povera bestia, diceva ma povera bestia, ma come fa a tenere quella lì il cane in un appartamento? Ho sentito a dire migliaia di volte, ma come fa il cane cioè, a poter stare con altri cani? E dicevano, e quando va in calore e sta sempre senza un maschio, che da noi partorivano sempre i cani in campagna, si aggiustavano loro, dicevano, e gli diceva, ma poi diventerà poi nervosa perché se non ha poi il maschio e come fa e poi abbaia poi tutta la notte, tant'è che c'erano delle volte che mia zia prendeva il treno, allora l'automobile noi non ce l'avevamo nessuno, veniva a trovarci e i miei nonni dicevano, gli proponevano di lasciare lì una settimana, 10 giorni il cane, perché l'ho sentito dire mille volte, almeno per questa settimana fa un po' la vita da cane. E in dialetto si diceva una femmina, cioè basta non farli, bisogna solo fare attenzione alle altre femmine, i maschi la mettevano insieme e questa qui da cane in appartamento in una settimana o 10 giorni riviveva. Poi ovviamente già c'era un po' l'andazzo della città, questa cagnetta veniva ripresa, viaggiava in treno, Comune di Torino allora si era inventata la tassa sui cani, bisognava pure pagare una tassa per chi aveva i cani in appartamento, poi credo sia stata poi tolta. In treno bisognava assolutamente avere le museruole, prima museruola che io ho visto l'ho vista quella di mia zia, insomma bisognava già fare delle vaccinazioni se no non potevano viaggiare in treno, la polizia ferroviaria controllava queste cose, mia zia andava sempre in giro con un foglio perché faceva sta tratta di circa 100 km in treno, noi ovviamente non si sapeva cos'era vaccinazione, manco i veterinari c'erano allora, eccetera. Quindi vi dicevo, in quel momento lì, i miei nonni, che tra l'altro erano cacciatori, ma stesso mio papà era un cacciatore, sì, non dico disperavano, ma erano pieni di sgomento nell'immaginare che mia zia aveva preso un cane senza avere un cortile, senza possibilità di farlo vivere con altri cani, senza avere un giardino, senza lasciarlo correre, e lo stava allevando in una città all'interno di un appartamento. E vi parlo di una casa di cacciatori di peli, non di persone animalisti oppure con questa spiccata attitudine all'amore nei confronti animali. Io non ho mai sentito una volta nessuno della mia famiglia dire il cane ama l'uomo, mai e poi mai, cioè nel modo più assoluto. Però ho visto tante volte in pratica persone che amavano il cane. Guardate, mio papà, che era cacciatore, quindi oggi si direbbe il peggio, quello che per divertimento andava a uccidere gli animali, eccetera, aveva dei cani da caccia. Allora, nei periodi che lavorava molto, arrivava a volte alle 9 di sera, ha lavorato tutto il giorno, magari sui tetti, cioè quando gli operai, non era mica la sicurezza di adesso, scendevano, uscivano dai cantieri dopo essere stati tutto il giorno al sole, erano abbronzati, ma li vedevi verdi, quasi bianchi a volte dal caldo che avevano subito tutto il giorno. Veniva a casa, a volte manco mangiava, poi si addormentava e mia mamma, che non era un'appassionata di animali, l'avrà detto mille volte, diceva, io non so come fa tuo padre, lo raccontava la gente, si addormenta dalla stanchezza, si alza a mezzanotte, invece di venire a dormire prende il cane e lo porta a correre nei prati e stava un'ora da mezzanotte all'una a lasciare che il cane sgambava. A volte il cane poi prendeva una traccia nei boschi, se ne andava, va a sapere, noi abbiamo avuto sia femmine che maschi. Lui arrivava a casa senza cane, io il giorno dopo magari scendevo e diceva non c'è il cane, dice ma ieri sera poi non è tu tornato, mi diceva a scuola, va, stai tranquillo, vedrai che torna. E praticamente i cani sono sempre quasi, che mi ricordo io, sempre tornato. Però solo per dirvi, esisteva questa grande conoscenza che c'era nei confronti degli animali in generale, ma del cane, no?
e non c'era mai stato nessuno, mai stato nessun tipo di incidente. E vi ripeto ancora una volta, mai uno si è sognato a dire il cane ama l'uomo, ma vedevo persone assennate, piene di buon senso. Cioè noi che io abitavo, diciamo, vicino a una cittadina che aveva 12 o 13 mila abitanti, ma chi si portava il cane in casa? Sapevano tutti che gli avrebbero fatto fare una vita risicata. Avevamo ancora, diciamo, ai limiti della sopportazione, avevamo ancora i cani randagi che giravano nella città. Per dire, quando mio suocero, e ve l'ho già raccontato, che era un cacciatore, andò ad abitare in una casa che gli operai avevano potuto, pagando la rata, ad acquistare, aveva diritto ad un garage. Le persone erano molto diverse da adesso, e sapete, il suo cane Dick, che era un cane segugio che utilizzava ancora andare a caccia, me lo ricordo, partiva a volte in bicicletta col fucile sulla spalla, che vita faceva? Gli lasciava un po' l'anta aperta del garage. Nel garage, i primi anni c'erano i garage, ma lui l'automobile non ce l'aveva, poi l'avevano comprata, ma il cane rimaneva comunque lì vicino all'automobile, e gli dava sempre da mangiare nel garage. Il cane sapeva che doveva mangiare, ma il cane era in giro ovunque. Mi ricordo che a volte lo legava per un po' di giorni alla catena sotto i tempi di caccia, perché se no, se c'era qualche femmina in calore, lui partiva e non lo vedevamo per una settimana. Quindi non se lo sognava nessuno, come dire, di fare tutto sto gran parlare, di scrivere tutte queste puttanate che a molti hanno scritto. Non so se qualcuno di quelli che mi segue anche adesso avete scritto delle cagate nei commenti assurde, ma non c'era un'aggressione a danno delle persone. Cioè, per farsi aggredire dai cani bisognava andare tipo a mezzanotte, entrare in un cascinale in bicicletta, o piuttosto entrare in un cascinale. Allora lì ti mordevano di sicuro. C'erano dei cani che venivano chiusi di giorno, legati alla catena, più che chiusi, legati alla catena, e liberati di notte perché dovevano mordere le persone che entravano nel cascinale. Molti cascinali non ci avevano anche la staccionata. Ma tutti questi bambini che poi sono venuti all'asilo con me, perché dalla campagna venivano, scuole elementari, medie, gli istituti che ho fatto, ma mai uno avevano mediamente 10 kg, scusate, 10 cani a testa, piccoli e grandi, mai uno che sia venuto con un 1,2 di sutura, come dire, dato dal cane. Allora, riflettendo su tutte queste cose, io dico, le cose sono sempre andate con una certa regolarità, e facevo questa riflessione i giorni scorsi. E poi, fin quando a un certo punto nelle nostre case è entrata una strana scatola di legno che aveva uno schermo di vetro e che si poteva accendere solo qualche ora tutti i giorni, per guardare che cosa avevano da dire queste persone che sembravano vere, ma non erano, parlavano, muovevano, erano uguali a noi, ma erano dietro uno schermo, come fossero dietro a un vetro. Era entrata la televisione. Allora, chi ha la mia età si ricorda bene che cosa è accaduto nei primi anni della televisione. Allora, vi faccio un esempio: che il fumo fa male, non ci sono dubbi, quello l'hanno sempre saputo tutti, l'hanno sempre detto tutti. Che sia un business a livello mondiale pazzesco, non parliamone, ma che si siano utilizzati dei sistemi per imprimere nella mente dell'uomo che fumare è comunque qualcosa di speciale, ma ce l'hanno messa in testa, le televisioni. Cioè, guardate, prima che cos'è che hanno fatto gli americani a un certo punto? Hanno iniziato a prendere tutti degli attori che erano conosciuti già allora e che avevano già una fama di tipo mondiale. Se andate a vedere quei film bianchi e neri, voi vedete che tutti a un certo punto, nei momenti particolari di fascino, di conquista di una donna, di eleganza, di tutto, si accendevano la sigaretta. Poi una volta, quando io ero giovane, non esisteva una donna che fumava, non l'avevo mai vista. Poi si è dovuto sdoganare per fare un business più grande e far fumare le donne. E allora si è fatto nello stesso modo. Tutte le attrici le più in voga, quelle che sui giornali erano già sui fotoromanzi, insomma, quelle che si vedevano al cinema, si è iniziato a farle entrare in tutte le case, e anche tutte queste, con questa televisione. Se andate a vedere la televisione in bianco e nero,
programmi, qualsiasi cosa, questi cantanti che si accendono la sigaretta, cantano e poi parlano, e c'è tutti, e le donne facevano lo stesso modo. Allora io vi faccio, voglio far ragionare su questo, e questo mi servirà molto a portarvi un po' con i piedi per terra sui cani e cercare di pulirvi da sto lavaggio del cervello, perché se riesco a pulirvi può darsi che da domani iniziate a studiare qualcosa, iniziate a capire che se avete un cane non dovete sentire le puttanate, ma vi dovete mettere a capire, a studiare qualcosa su un linguaggio del cane e essere esonerati per sempre dalle aggressioni. Se voi guardate oggi su tutti i pacchetti di sigarette, non solo più c'è scritto l'uomo, scusate, il fumo uccide, no? C'è la fotografia dei tumori, dei cancri, non sanno più cosa fare, perché quello è. Come dire, noi facciamo di tutto, potrebbero togliere in commercio, però è un business talmente grande di monopoli di tutti gli stati, noi facciamo di tutto per dirgli che fa male, ma loro fumano lo stesso. E sapete perché fumano lo stesso? Perché gli hanno fatto con la televisione un tale lavaggio del cervello che oggi non è più ripercorribile, al contrario, impossibile, non si può più. Cioè, neanche a mettere di fronte, cioè, sui pacchetti di sigarette le immagini di delle cose peggiori in assoluto, scrivere cose peggiori, beh, ma la gente ormai il cervello, cioè, ce l'ha modificato, gliel'hanno plasmato e la gente, molte persone, specialmente i più deboli, credono che il fumare, tant'è che iniziano da giovani, sia qualcosa di figo, sia qualcosa che possono solo farlo i migliori, sia qualcosa che possa aiutare a vivere meglio, quando sappiamo tutti che il fumo, tu col fumo inizi un percorso di distruzione. E perché con la Coca-Cola cosa hanno fatto? Perché Warren Buffett è uno degli uomini più ricchi del mondo, se non il più ricco? Adesso io non ho le statistiche di questo, ma so che è ricchissimo. Cazzo, ma questo si è inventato una bibita fatta di gas, di acqua, di un po' di caramello, un po' di queste cose, e com'è che ha fatto, come ha fatto a fargli il lavaggio del cervello a tutto il mondo? E ha fatto quel che avete visto in televisione, i momenti più belli c'era sempre la Coca-Cola. Oggi si ha bel dire le bibite zuccherate, gasate fanno male, sono i responsabili dell'obesità infantile, cioè ce l'hanno di tutti i colori, fanno vedere insomma che la Coca-Cola fa delle reazioni pazzesche nel nostro stomaco, ma la gente si beve Coca-Cola quando uno ha praticamente sete, dice ah, mi berrei una Coca-Cola, perché ci hanno fatto un lavaggio del cervello. Ragazzi, col cane hanno fatto la stessa cosa. Per cosa credete che la gente dice il cane ama l'uomo? Ma qual è il motivo? Ma perché lo dovrebbe amare o ama il bambino? La convinzione che hanno tantissimi genitori, chi non studia, che il cane ama il bambino, e perché hanno visto da giovani tutti i film di Rin Tin Tin, poi dopo i britannici non si sono voluti sottrarre da questa cosa, hanno fatto Lassie. Cazzo, sia il pastore tedesco e sia lo Scotch Collie erano cani toccatori, che erano gli stessi che i contadini dicevano sempre a mio papà: faccia attenzione al bambino perché si muove un po', loro se sono un po' più carichi lo mordono subito. Cazzo, e gli stessi cani che hanno un istinto predatorio, che sono con altre razze ancora, non dico pericolosi, ma hanno delle probabilità molto alte, se hanno un po' di carattere, di andare a mordere tutto ciò che muovono. No, si sono stati fatti i film e si sono santificati. Si è visto il pastore tedesco per la prima volta, che era diventato il cane che salvava il caporale Rusty, e lo salvava da chi? Da chi gli americani avevano considerato i cattivi, gli indiani. Io non c'erano neanche i film, guardavamo questi dischetti, i miei genitori mi compravano i dischetti e c'erano sempre le stesse scene. L'indiano, no, che gli avevano tolto le riserve, i poveri disgraziati, li avevano ridotti come li vedete adesso a nessuno, si erano presi tutti i territori, però bisognava al mondo giustificare che negli Stati Uniti i bianchi con le loro guerre avevano fatto il meglio, abbiamo preso tutto, e allora si faceva vedere l'indiano che era cattivo, il caporale Rusty che era lì, tutto, e cosa faceva? Rin Tin Tin arrivava, lo salvava, no? E poi c'era il comandante, il caporale Rusty parlava col cane, e il cane faceva dei segni come dire: ho capito tutto, e è così che gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Oggi hai bel portare avanti
con tutti questi testoni, questi somari di genitori che c'è il mondo pieno, un po' sono somari, un po' hanno chiuso i manicomi e anche i matti si sono riprodotti e quindi possono comprare qualsiasi tipo di cane e decidere qualsiasi cosa anche per i loro figli. Hai ben parlato della cinofilia naturale, ma ormai loro hanno questo lavaggio del cervello che è stato fatto ad hoc. E perché è stato fatto ad hoc? Per questa cosa commerciale che ve l'ho già detta un sacco di volte. Qual è la leva, cioè, più potente dell'indurre tutte le famiglie a spendere tanti soldi per il cane? Ma fargli credere che il cane li ama, cioè, ma ragazzi, veramente, se non vi siete bevuti il cervello, ma come cazzo fa un cane che nasce da una femmina di cane, che viene tolto dai cuccioli e tutto, amare l'uomo? Ma l'uomo, quello che sarebbe, cioè proprio, io domenica farò un filmato, andatevelo poi a sentire, c'è scritto binomio cane-uomo, una coppia di sfigati, perché le persone che per avere un binomio, diciamo, soddisfacente devono ricorrere a un cane, cazzo ragazzi, ma siete messi male, cioè io ho un sacco di cani, ho la passione di cani, li studio da sempre, insomma io il binomio l'ho fatto con mia moglie, ho fatto una famiglia, ho amiche, ho amici, non ho bisogno come unico amico. E questo, attenzione a non fare il collegamento che siccome vi dico che il cane non ama l'uomo, automaticamente io sono un uomo che non ama i cani. Che ama i cani, ve l'ho già dimostrato in tutti i modi. Sono un allevatore di quelli che vendono di meno in assoluto perché do solo i miei cani a chi conosco bene e se li tengono e vado a vederli sempre, ogni volta, vado a vedere, li porto di persona. Ecco perché oggi non posso più consegnarli lontano perché non posso più viaggiare tanto e mi sono tolto una parte di mercato. E insomma, ho sempre fatto queste cose qui. Quindi non c'è connessione nel capire questa cosa sacrosanta per voi se avete i bambini, che i cani non amano l'uomo e non li ameranno mai, specialmente i vostri bambini, e il fatto che noi, visto che abbiamo deciso di recluderlo nel nostro appartamento e cortile, siamo obbligati a amare il nostro cane. Ma amare il nostro cane non vuol dire comprargli tutte le puttanate che li comprate al supermercato e tutte le cagate che fate e dite e adesso postate sul coso. Vuol dire conoscere l'animale che avete deciso di tenere recluso, studiare qualcosa. Quando avete preso sta cazzo di automobile, lo Stato vi ha obbligati a prendere una patente. E meno male che l'ha fatto, perché quando voi siete saliti sull'automobile, avete preso una strada e vedevate i cartelli e vi siete ricordati della scuola guida, avete capito che cazzo dovevate fare. Io ogni tanto, cioè, che mi trovo in difficoltà, ci sono ancora dei cartelli che dico, cavolo, questo qui me l'ero dimenticato, ma meno male che me l'hanno fatto studiare. Cioè, qualsiasi cosa che io, diciamo, devo in qualche modo utilizzare, il cane lo utilizziamo tutti, anche voi per la compagnia, e come lo utilizzate? Cioè, solo il fatto del cane che vi sia un punto di riferimento affettivo è un grande utilizzo, perché lui, per essere il vostro animale affettivo, si deve privare per tutta la vita di poter stare con una femmina, di poter stare libero dove vorrebbe correre, di rimanere legato al guinzaglio, di fare tutte queste cose qui. Quindi chiunque di noi, nel momento in cui prende un animale, indipendentemente dallo scopo, lo utilizza, ma ha il dovere di doverlo studiare, di capire bene l'animale. Allora, per concludere questa cosa, visto che abbiamo ancora un po' di minuti, vi volevo dire, molte persone, quando io parlo che il cane morde un bambino, cercano di trovare delle giustificazioni occasionali, dicono tipo: i miei cani non hanno mai morsicato i bambini. La spiegazione è facilissima, i vostri sono cani, fortunatamente per voi, non che amano i bambini o che sono contenti della vita che fanno reclusi nel vostro appartamento, sono semplicemente remissivi, sono come le persone, ci sono persone che reagiscono e persone che accettano. Purtroppo quanto noi siamo remissivi in Occidente lo vediamo, no? Qualsiasi coglione che viene al governo ci impone delle leggi, ce ne fa fare di tutti i colori, tutti sui social, ora che ci ribelliamo, ma chi cazzo si ribella? Che siamo l'ombra della fotocopia di quelli che ci hanno regalato la libertà tanti anni fa. Ma chi cazzo si ribella? Quindi l'esempio dei remissivi siamo noi, ci inculano in tutti i modi e noi accettiamo. Però non sono proprio tutti così. Ogni tanto ne salta fuori qualcuno e spacca tutto. Ecco, il cane,
cioè, che ha morsicato il vostro bambino è semplicemente non meglio o peggio di quello che non ha morsicato, cioè è che uno era remissivo e voi vi è toccato il cane che invece ha reagito. Ma qual è la base? È che voi dovete imparare che cosa dovete fare per un cane in modo che lui sia sereno, felice a vivere con voi e non sicuramente coccolarlo, non dirgli tutte le stronzate che gli dite, parlare tutto il giorno. Cioè, quello non c'entra niente con il linguaggio del cane, c'entra con quello che pensate voi. Ma se vi confrontate con un etologo, uno zoologo, un biologo, non vi dirà mai quello nel modo più assoluto. Quindi perché abbiamo dei cani a un bel momento decidiamo di fare una famiglia, facciamo dei bambini, o prima abbiamo i bambini, adottiamo i cani e non studiamo, e non lo so. Ed è il motivo per il quale, proprio adesso in questo periodo estivo che sono esausto, ho tirato fuori sto corso, videocorso sul cane aggressivo, dove vi rispondo a tre domande. La prima, perché il cane aggredisce il bambino, cioè aggredisce il padrone, l'uomo, i familiari? Ci sono dei motivi. Cazzo, ma dovete imparare, studiare, capire, cambiare, dovete proprio cambiare mentalità. I film Rin Tin Tin, Commissario Rex, lì sono puttanate che hanno fatto gli americani per farvi spendere i soldi, ma sono le stesse cose che vanno insegnato loro i responsabili che avete i bambini sfigurati. E solo l'altra settimana c'è, cioè, una mamma gli dice: un cane, non vi dico la razza, ha morsicato mio bambino, cavolo, gli ha spaccato la gamba. Quindi non sono più questi cani cioè, che mordevano me, anche addirittura randagi che mi facevano quattro buche nelle cosce. Io come mi mettevo a urlare, loro mollavano e se ne andavano. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire, alcuni di quei cani si trascinavano dietro quella canna di legno fin quando la perdevano con il cavo del filo, cioè con il filo elettrico, fin quando non la perdevano in modo naturale. Io andavo a casa e c'avevo tutto il viola con i quattro denti, ma non ho mai perso, non mi ha mai spaccato niente. Eppure adesso accade questa cosa qui. Di conseguenza, cioè, queste cose noi ce le dobbiamo mettere in testa. Quindi c'è un motivo perché i cani aggrediscono i bambini. Non è stata una disgrazia, non è una cosa, un fulmine a ciel sereno. No, no, ve la siete costruita voi, siete voi familiari che vi siete costruito l'aggressione dei cani che avete in casa, indipendentemente dalla razza, anche se sono Golden Retriever, Labrador, questi cani pubblicizzati per i bambini. Mordono in faccia, famosi border Collie, con Fiorello, tutti questi cani che li hanno santificati sono i maggiori autori degli sfregi che hanno i bambini. Fatevi un giro nei canili, nei pronto soccorsi, vedete proprio quelli, i cani della carta igienica che vi fanno vedere alla televisione, eccetera, perché è così che si lanciano i messaggi. Quando si vuole, non vedete che ogni volta che vogliono lanciare una razza fanno un film, li fanno piangere tutti e poi c'è, diciamo, la disperazione che tutti vogliono un cane di quella razza e ci sono cose pazzesche. L'ultimo, cioè uno degli ultimi film che non vi dico per non fare cosa, ha già fatto un disastro perché hanno santificato un cane che invece è un cane, come dire, che ha un carattere, è bellissimo, ma ha un carattere molto introverso e bisogna veramente utilizzarlo con le molle, perché ogni 10 cani che nascono, ce ne sono almeno 3 o 4 che sono cani che dovrebbero vivere praticamente in libertà, invece le persone se li portano in appartamenti, perché il business è talmente gigantesco, rende talmente tanti soldi che è incontestabile, lo sappiamo, no? Quando c'è tanto giro di lavoro, di denaro, nessuno si oppone a nessun tipo di business, lo vediamo in tutto, no? Cioè nelle concessioni statali, nella politica, e lo è anche nei cani. Cani, cioè, se pensate che nascondendo tutte le verità cinofile hanno infilato un cane in tutti gli appartamenti di città e tutti sono disposti a insultarmi quando gli dico che il cane non le ama, i cani li mordono, loro non sanno più che cazzo dire e sembra un brutto sogno, non capisco neanche di fronte alla realtà, non cambio idea perché il lavaggio del cervello è stato troppo elevato. Il cane morde un bambino perché? Ma perché un cane per mordere è una cosa bella, normale. Cioè, nel senso, il cane non è stato creato dalla natura per stare con l'uomo o per stare con i bambini, per stare con altri cani. I cani hanno una catena spessa così, piantano i denti, cioè per mille motivi, per semplice interazione, per comunicare determinate cose, perché sono entrati in possesso di qualcosa che non lo vogliono cedere, perché vogliono rivendicare un territorio,
Perché si rendono conto che il suo interlocutore, ma il loro interlocutore non è in grado di dominare, allora lo mordono per dire da domani provo a farcela io, non capisci un cazzo te di come si fa a sopravvivere, ci provo io. Il problema è che loro sono tarati per mordere altri cani, non devono stare con l'uomo, ma quando mai? I cani hanno migliaia e migliaia di anni, decine di migliaia, sono sempre stati fra i cani, si avvicinavano ogni tanto un po' all'uomo, prendevano un po' di cibo, poi se ne andavano per i cazzi loro. Siamo noi che li abbiamo catturati e con tutto l'amore che abbiamo li abbiamo resi dei prigionieri. Di conseguenza mordono perché è una cosa bella, una cosa normale. Cioè come le galline beccano, i cani mordono. Semmai noi ci dovremmo chiedere come mai i cani che io infastidivo quando ero giovane, randagi, cioè, paradossalmente potevano avere tutti i motivi per avere tutte le malattie, io mai preso niente, mai. Si sentivo ogni tanto dire il tetano, io mai avevo fatto i vaccini, fortunatamente sono stato fortunato, gli anticorpi erano diversi, comunque io non ho mai preso un cazzo. Quindi avevano, ma come mai non hanno mai ammazzato nessuno i cani randagi? Io vado in India e sono proprio andato a cercarli in Kerala, ci sono dei branchi di cani che sono talmente numerosi che hanno attaccato delle persone e le hanno uccise. E ad esempio nel Goa mi hanno attaccato anche me, sono stato molto fortunato ad essere stato salvato da una persona di vicino che mi ha tratto in salvo, ma non i cani di famiglia. Cioè io ho intervistato migliaia di indiani nelle tribù, delle tribù, volevo dire, nei villaggi, non sono riuscito ad ottenere una, ma dico una testimonianza e dire sì, i nostri cani, quelli che sono nel villaggio, hanno morsicato. No, non morsicano di notte se qualcuno transita, se si sono impossessati di un territorio dove c'è una loro riserva di cibo. Io perché mi hanno attaccato? Poi io sono passato vicino a un essiccatoio dove una parte di interiore dei pesci viene data, loro erano un branco, prima erano solo 10-11, poi dalla foresta ne sono usciti altri 10-11 e meno male che erano di taglia media. Ecco, ma qual era il loro scopo? Non quello di attaccarsi a me, staccarmi i pezzi come noi vediamo, perché non hanno una genetica modificata dall'uomo, semplicemente stavano difendendo il loro territorio. La cosa diventava sempre più preoccupante perché io non sapevo se difendermi, se indietreggiare, se stare fermo, se intimare. Ho provato tutto, poi uno fortunatamente in un momento di crisi mi è venuto in soccorso e mi ha dato una mano e io ho fatto bene attenzione a non più passarvi lì e da quel giorno ho iniziato ad andare in giro con un bastone. Però, cioè, in questo posto, e questa è un'esperienza solo di un po' di mesi fa, ma nessuno è stato ammosso. E noi che siamo i civili, siamo quelli che guai parlare dei cani, cioè nel senso, voi mettete un bambino che non ha i soldi per curarsi, lo vedo io con i bambini del Goa che voglio aiutare, rischi di non incassare un soldo. A volte sono vergognoso quando mi chiamano e mi dicono cosa ho raccolto per aiutarli, guarda, questo mese niente. E a volte ne mettiamo qualcuno dei nostri perché non sappiamo che cazzo dire, mi vergogno come dire di aver fatto fra virgolette delle promesse e tra l'altro a volte non riesco manco a mantenere, ma se io metto un annuncio, lo fanno sempre, che c'è un cane da salvare, ma se ricordo lo fanno le associazioni animalisti, persone a volte che lo fanno apposta per speculare, che c'è un cane da tirare fuori, un canile o che bisogna comprare e mangiare, ma figuriamoci, si raccolgono subito cifre, quindi noi che praticamente il cane l'abbiamo fatto superare, diciamo, di importanza all'uomo in tantissime occasioni, a tantissime occasioni, no? E noi abbiamo ancora tutti i giorni aggressioni da parte dei cani, ma allora qualcosa non funziona. Cioè il cane morde, diciamo, le persone perché è una cosa che sa fare. Se io non sono in grado di comunicare col cane, non sono in grado di, come dire, creare una situazione, visto che lo tengo mio prigioniero, che sia un po', come dire, in relazione col suo modo di vivere, e lui pensa che io nel migliore ipotesi sia un cane. Cioè io posso accarezzarlo, posso dargli pezzi di merenda, lo posso far dormire, più cose faccio, poi lui crede che sia un cane e se c'è un bambino dice ma io mordo questo bambino perché è più debole, di conseguenza non mordo lui che è un po' più grande perché forse è un po' più pericoloso, visto che è una situazione, sono un po' stressato, lì, devo mordere, mordere anche gli altri cani, mordo anche un bambino. Semmai dobbiamo chiederci perché non si limitano a mordere, sbranano, staccano i pezzi, e lì un po' di responsabilità
per non dire tanta, degli allevatori, degli uomini, ma d'altronde gli allevatori acquistano i cani che volete. Il prossimo film che fanno è che vi tirano fuori una nuova razza, ma il 90% di voi vuole quella razza. Cioè, i cani non hanno prezzo, basta che siano il più possibile uguali a quello che hanno come dire, pubblicizzato all'interno del film. Quindi esiste solo una strada per poter uscire da sta cosa, che si ripete da sempre. Io ho 20 anni che mi occupo di cani in modo serio, cioè che li studio, ed è 20 anni che sono inseguito da persone che mi raccontano sempre la stessa storia, ma una percentuale bassissima vuole studiare, vogliono il consiglio, vogliono risolvere il problema. Sapete che il 99% mi dice: ho il cane che ha di nuovo bisogno di essere messo un po' in riga. Cioè non si rendono conto che il cane nasce per farsi i cazzi suoi? No? Tu l'hai preso, l'hai snaturato, l'hai messo lì e lui si deve mettere in riga. Cioè, è perché questa è la cultura cinofila. Quindi, in linea di massima, cioè, ci si può esonerare non al 100%, al 200% dalle aggressioni, dei cani, sia sui proprietari, sia sui familiari, sia sui bambini. Ma bisogna studiare, bisogna fare un percorso e imparare sta cosa che vi siete portati in casa, cosa ha nella testa, cosa vuole da voi e come va gestita. Non c'è una delle cose che commentate, che continuate a dire da una vita che risponda a verità. Sono puttanate che vi scambiate fra di voi, sono le responsabili di tutte queste aggressioni, di tutti questi bambini sfigurati, perché pagassero almeno gli stessi adulti idioti. Ma io, se da padre, vedo che continuano a pagare sempre più il bambino, non ce n'è una che corrisponde a verità e voi ne siete convinti perché ve le inculcano nella testa continuamente. Quindi esiste una possibilità. E vi dirò di più, esiste persino la possibilità di convincere un cane che deve avere talmente tanta fiducia in voi e voi siete talmente importanti per la sua sopravvivenza che anche quando sbagliate, o sbaglia vostro figlio, tipo si inciampa, cade, batte una testata col cane o gli dà una gomitata, il cane non fa nulla. Ma è facile capirlo sotto il profilo etologico. In tutti i branchi esistono dei cani che si potrebbero assimilare ai lupi omega, che sono quelli che prendono botte da tutti per farsi scaricare il nervoso e rimangono nel branco. Ma non sono obbligati come da noi a rimanere, rimangono nel branco perché lo vogliono. Vuol dire che nel loro percorso di vita affrontano addirittura un sacco di difficoltà e non si ribellano, tra l'altro, pur di poter sopravvivere. Quindi, se voi riuscite a instaurare un rapporto, ma per far questo dovete studiare, di vera fiducia fra il cane e voi, il cane e vostro figlio, e educate i bambini ritornando 50 anni indietro, prima della scatola che è entrata nella nostra casa che ha rovinato a tutti l'esistenza, no? Però ormai è diventata come una droga e adesso si è amplificata con i social che le puttanate non le ferma più nessuno. Voi potete star sicuri al 100% che il vostro figlio non avrà mai questo problema. Se invece voi non studiate, non fate un percorso, senza farvi l'uccello del malaugurio, io sono già sicuro che al 100%, a caso, tirata a sorte, i vostri bambini verranno morsicati dai cani. E se non state su cani ancora poco manipolati dall'uomo, normalmente quelli che invece vi piacciono tanto perché sono tutti uguali, perché voi ce l'avete uguale a vostro fratello, al cognato, all'amico, e il fatto che non si limitino oggi nel 2020 solo più a dare una morsicata, ma quando si attaccano entra in circolo tutta un'adrenalina anomala nel cane, che il cane normale per autoconservazione non ha, no? E che oltretutto, una volta che si attaccano i bambini, è difficile staccarli. Quindi ci sono due passi fondamentali per essere esonerati dalle morsicature. Uno, la cultura che vi dovete fare. In qualità di genitori avete il dovere, se portate a casa dei bambini, di capire qualcosa e non di scambiarvi queste puttanate voi fuori dell'asilo, a scuola e lì fra mamme oppure fra padri nei bar, che portate a casa delle puttanate che sono quelle che poi vi producono questa cosa. Seconda cosa, quando scegliete un cane, ma piuttosto cercate un meticcio, cioè non andate a prendere il cane che in quel momento lì è di moda e sono tutti uguali, perché lì hanno lavorato in un modo vergognoso sulla consanguinità, creandovi problemi in tutti i modi. Mia figlia in questo momento vede i bassotti. Se il bassotto è un normale bassotto, ma non lo vuole nessuno, adesso il bassotto deve essere arlecchino, deve essere a pois.
Non va più bene il borsotto, l'hanno fatto marrone, poi l'hanno fatto nero focato, pelo lungo, pelo corto, adesso lo vogliono a pois. Mia figlia che vende i bassotti sta prendendo stalloni solo più a pallini bianchi, perché laggiù, cioè quasi quasi ogni macchia che ha costa 100-200 euro in più. Ecco, attenzione a questo discorso qui, perché se vi portate a casa un cane con tutte queste balle che avete nella testa e non ne capite una sega, e non capite una sega di cani, perché lo vedo dai commenti, vedo dal vostro comportamento, non avete sete di sapere qualcosa di nuovo. Voi volete il consiglio, nel momento della difficoltà volete o liberarvi del cane perché pensate di essere stati sfortunati e di ricominciare a fare tutte le vostre puttanate con uno nuovo, no? Cominciare sempre uno, forse come facevate, avete fatto con i fidanzati, uno vi ha lasciate o con le fidanzate. E volete riprovare senza cambiare voi un altro nuovo fin quando che vi sopporti. Ecco perché il cane è un animale meraviglioso, perché non può parlare, ve lo tenete al guinzaglio, non se ne può andare fin quando non vi morde. Ma se avete dei bambini, è questo che a me sta a cuore, se morde voi io sono contenti, così almeno vi fate furbi, ma se avete dei bambini, ma non fate pagare i bambini la vostra ignoranza. E questa è la base di tutto il mio discorso di oggi. Voi se vi mordono io sono contento. Mentre tremate poi laggiù vicino alla stufa o che vi cuciono all'ospedale, dite cazzo, ma forse adesso è ora che imparo qualcosa, o smetto con i cani o sono un deficiente, devo incominciare da capo. Ma i vostri bambini tante volte pagano per la vostra ignoranza. Di conseguenza le cose sono solo due i rimedi per evitare queste cose. Uno, cercare di adottare cani che normalmente non siano quelli di moda, ma ci abbiano ancora qualcosa di animale, indipendente. Due, rendervi conto che il cane è un nostro prigioniero e appunto, aggiungendo, volendo il terzo, cioè cercare, che era la prima cosa, di iniziare a studiare. Cioè, chiunque ha imparato una lingua l'ha dovuta studiare. Cazzo, ma come fate a credere di essere nati e aver imparato il linguaggio del cane che non c'entra niente con l'uomo e interpretarlo a vostra maniera? Sarebbe come viveste con un cinese che lui dice un termine e dice, ma secondo me dice questo. Questo è un bel momento, vi dà una mazzata sulla testa perché cioè, vi sta chiedendo un bicchiere d'acqua e voi gli rifilate un calcio. E il problema è che vi chiede aiuto e voi lo spingete, eccetera. E il cane continuate a far così e fin quando succede quello che succede. Bene, ragazzi, allora vi saluto tutti. Ho visto che vi siete, come poi ci saranno poi tante persone che dunque spieghi se ma la gente non vuole prendere atto perché no, cioè, va bene, ma il problema è che ci sono i bambini di mezzo. Io per le mie figlie ho fatto tante cose diverse. Bene, quindi vi lascio. Ciao Flavio, ciao, spero che tu sia a casa o chissà in che parte del mondo sei. Va bene, va bene. Allora, quello che vi volevo ancora dire in conclusione è questo, quindi esiste questo videocorso che l'ho fatto uscire adesso d'estate perché ve lo acquistiate, tra l'altro cioè, vi ho fatto questa super offerta, ve lo faccio comprare tre video un pezzo per volta per andare contro a tutti, ogni tanto qualcuno tira fuori e dice ma la cinofilia la devono solo imparare i ricchi, no, ma sprecate un sacco di soldi in puttanate, cioè spendetene qualcuno per farvi una cultura, visto che avete deciso di vivere una vita coi cani, una vita vissuta coi cani, la dovete vivere. Imparando c'è cioè, il linguaggio del cane, non pretendendo che il cane imparerà il vostro, perché non lo imparerà mai. Chi vi dice questo vi prende per il culo e ne portano poi le conseguenze i bambini. Ok, vi saluto e come vi ho detto, non faccio più le dirette. La prossima non so quando sarà. Comunque, chi mi segue sulla pagina metto sempre poi post e spero di aumentare il numero dei miei studenti perché cioè, poi lo vedo il cambiamento con i miei studenti. Non commentano più, non hanno più un cazzo da andare a discutere perché hanno capito cos'è il cane, cosa non bisogna fare, cosa bisogna fare per risolvere tutti i problemi. Vi saluto e grazie dell'ascolto.